con questo breve video tutorial mi propongo di mostrare come la fruizione, la lettura, la scansione, l'analisi di un documento PDF, soprattutto quando questo è lungo, è enormemente favorita dalla presenza dei segnalibri. Segnalibri che si possono esportare direttamente in PDF da qualsiasi programma di videoscrittura o anche di composizione di testi, semplicemente andando poi a selezionare la funzione esporta con i segnalibri. Tuttavia si possono anche inserire con altri programmi successivamente andando a marcare, a selezionare il testo e andando ad aggiungere il segnalibro bookmark nella posizione voluta. Questi segnalibri, che non sono altro che la traduzione dei titoli e dei sottotitoli, finiscono per assumere una sorta di albero gerarchico che sarà sempre presente nella navigazione del file PDF, quindi facilitando enormemente la fruizione del testo stesso, che sennò andrebbe sempre fruito sequenzialmente con grande fatica. Bene, vediamo un po' come si può fare. Adesso io sto utilizzando un visualizzatore gratuito che è Adobe Acrobat Reader, tuttavia lo stesso effetto lo si ottiene anche con altri visualizzatori, magari di software libero. Io utilizzo adesso Adobe Acrobat Reader perché immagino che sia più diffuso. Bene, cliccando in corrispondenza della scheda, che è la terza dall'alto, segnalibri, vedete che si apre una finestra sulla sinistra che contiene proprio l'indice che ho realizzato proprio nel modo con cui vi ho detto. È naturalmente dimensionabile a piacimento, a seconda un po' del tipo di struttura che ha il vostro documento. Come vedete, noi accanto a un indice abbiamo poi i segnalibri di livello appena sotto, che sono le sette parti su cui sette sezioni del documento stesso, cosa rappresenta questo documento, da dove partiamo e quant'altro. Tutte queste sezioni o titoli o capitoli sono poi ulteriormente ampliabili con il clic attraverso, appunto, sul segno più. E allora noi avremo che cosa rappresenta questo documento: è costituito da sottotitoli, non è il libro di desiderio, un piano che genera opportunità istituzionali, oppure posso andare addirittura subito su un'alleanza per l'innovazione della scuola. Vedete che viene immediatamente messo a disposizione. Poi, proseguendo, naturalmente io posso espandere tutto, e se il lavoro è stato ben fatto, no, vedete che abbiamo in corrispondenza dei sottotitoli, no, il link diretto ai titoli, sottotitoli di vario livello presenti nel documento stesso. In modo particolare, io andrei a vedere adesso la sezione come arrivarci, gli ambiti di lavoro, che forse è la più ricca e interessante, che si sviluppa poi in quattro sottoambiti: strumenti, competenze e contenuti, formazione, accompagnare la scuola nella sfida dell'innovazione. Andiamo a cliccare ad esempio su strumenti, in modo da ampliare la sezione stessa. Vedete che andiamo su accesso, obiettivi, azioni, e poi sotto le azioni abbiamo l'azione 1, l'azione 2, l'azione 3 e quant'altro. Ecco, tutto questo di per sé sarebbe utilissimo anche per le persone non vedenti, perché in questo modo viene restituita loro non soltanto la fruibilità del testo, ovviamente un testo immagine già taglia di fuori completamente la persona non vedente, ma un documento strutturato, esportato con la struttura e col mantenimento quindi dei titoli e sottotitoli, consente alle persone non vedenti di effettuare la stessa esperienza che stiamo vedendo noi anche in modalità visuale. Ecco, tutto questo poi continua anche per i successivi capitoli. In più ho aggiunto una piccola cosa che spero possa aiutare ulteriormente la fruizione di un documento ricco e complesso come questo. Se noi andiamo all'ultimissima sezione, elenco delle azioni, vedete che elenco delle azioni a sua volta si può ampliare attraverso un suo sottocontenuto, diciamo che è il contenuto strumenti. Ecco, per facilitare ulteriormente la fruizione del documento, ho fatto in modo che ciascuno di queste azioni, che sono riportate semplicemente come un elenco pur ben, diciamo, sistemato nei suoi vari settori di riferimento, sia ulteriormente cliccabile, e quindi vedete che in questo modo
è molto più semplice avere una completa idea di quello che è il contenuto del fascicolo, il contenuto del piano, facilitando di fatto proprio la navigazione e la fruizione da parte di tutti. Un'esperienza analoga noi l'avremmo ottenuto anche con un programma libero, ad esempio qui c'è questo Evince, che mantiene, vedete, la stessa identica caratteristica del Adobe Reader visto precedentemente.